In che modo noi possiamo nel concreto utilizzare la profezia che si autorealizza per diventare delle persone migliori? Sicuramente, appunto, il primo elemento utile per la propria crescita personale è la presa di coscienza che il nostro destino dipende da noi. Cioè, il libro ti porta a fare un cambiamento di atteggiamento mentale, di mindset, in cui tu ti rendi conto che la tua realtà dipende da te, quindi ti responsabilizza, no? Tu hai fatto il video del TEDx dove dici che non puoi cambiare gli altri, devi cambiare te stesso, cioè tu sei artefice del tuo destino e poi chiaramente la tua realtà cambia di conseguenza, quindi cioè, porti le persone a attivarsi. Quindi quello è il primo elemento utile per la crescita personale, cioè a livello di mindset. Però poi c'è un livello molto più pratico, attraverso, nel libro chiaramente sono descritti meglio, cioè ci sono degli elementi pratici che si possono utilizzare concretamente nella propria vita. Per esempio la tecnica del come se, che è potentissima, oppure un protocollo che ho strutturato in tre passaggi, in tre step, che si chiama analisi dell'oracolo interiore, in cui noi iniziamo innanzitutto a valutare quali sono le nostre aspettative, le nostre credenze circa la nostra realtà e i nostri problemi. Quindi le mettiamo in discussione e poi vediamo quali cambiamenti possiamo apportare. Cambiamenti che però devono essere piccoli, perché i cambiamenti troppo grossi ci spaventano, quindi io sono un sostenitore della tecnica Kaizen dei piccoli passi, quindi dei cambiamenti piccoli e che siano in grado di fornire quelle che vengono chiamate esperienze emozionali correttive, cioè delle esperienze nuove in cui tu puoi fare esperienza di un mondo nuovo. Cioè nel momento in cui tu ti accorgi che facendo cose diverse ottieni cose Certo. diverse, diventi curioso verso il mondo, dici aspetta, ma allora, ma se io queste paure me le lascio alle spalle perché forse sono infondate e quindi agisco diversamente, ma vuoi vedere che ottengo veramente cose diverse? Se mi comporto diversamente ottengo cose diverse. Quindi parte dal mindset, atteggiamento mentale, però poi concretamente ci sono degli strumenti che ti permettono di agire e creare la tua realtà.